Ciao ragazze e ciao ragazze, bentornati. Io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter, come sempre. Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre un paio di calzini in omaggio e il codice sconto è riutilizzabile all'infinito e cumulabile con tutte le iniziative in corso. Trovate il link sotto in info box e trovate anche il link alla mia vetrina Amazon, dove acquistando qualsiasi cosa tramite uno dei miei link aiuterete il canale a sostenersi, quindi grazie in anticipo. Detto ciò, ragazzi, oggi nuova monografia di Panini Comics, che ringrazio tantissimo per avermi inviato questa copia. Io aspettavo questo libro davvero con trepidazione. È uscito in Inghilterra, in America, nel periodo natalizio. È finalmente arrivato anche in Italia. Panini è stata così gentile da inviarmi questa copia e ragazzi, è ancora sigillata, è ancora incellofanata e non l'ho sfogliata. È arrivata giusto 2 giorni fa e vi dirò la verità, dopo la mezza delusione del volume di Mina Lima, che non mi ha così tanto entusiasmato, non sto più nella pelle perché voglio assolutamente sfogliare questo volume che secondo me sarà tanta tanta roba. Si tratta del volume dedicato ai progetti. Quindi, quando pensavamo che fossero finite le monografie dedicate a Harry Potter di Panini Comics, vi ho mostrato qui su questo canale quella dedicata ai personaggi, agli oggetti, ai luoghi. Davvero chi più ne ha più ne metta, ve le ho fatte vedere tutte, gli animali, davvero tutte. Ecco che tirano fuori una gran bella novità. Quella dei progetti, infatti, qui ci sono all'interno tutti i progetti reali dei set cinematografici. Quindi, paradossalmente, qualora voi voleste realizzare un modellino di una delle scenografie di Harry Potter, qui trovate tutto, tutto il necessario. Tutti i blueprints, perché il titolo originale appunto è Blueprints, quindi i progetti architettonici di tutti i luoghi di Harry Potter. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di sfogliarlo con voi, ve lo ripeto. Adesso andiamo a togliere il cellophane finalmente. Ecco qui, faccio con delicatezza perché non vorrei rovinare il volume. Io naturalmente vi lascerò il link sotto in info box per acquistarlo. Ci sono davvero poche copie. Ho visto ad esempio che su Amazon ne restano circa 6, credo non ne abbiano fatte tantissime, quindi qualora foste interessati compratelo subito. Ok, ci siamo riusciti. Eccolo qui, è bellissimo ragazzi, è assolutamente stupendo. La dimensione, tanto per farvi rendere un po' l'idea, è come quella di dalla pagina allo schermo, quindi è più grande rispetto a quella magari dedicata alle creature, personaggi e luoghi. Questo va affiancato dalla pagina allo schermo. E ragazzi, adesso io do un bel taglio alle ciance e andiamo subito a cambiare inquadratura e andiamo a scoprire il suo bellissimo contenuto. Ed ecco qui il nostro super volumone. Ragazzi, guardate quanto è bella questa copertina con il progetto dell'ingresso di Hogwarts, davvero molto molto bella. E andiamo a girare questo volume che pesa davvero tantissimo. E dietro ecco che abbiamo altri progetti come quello ad esempio della sedia di Silente o della Sala Grande o ad esempio ancora del trespolo di Fanny. Ci sono davvero tutte le misurazioni, tutti i dettagli, quindi è possibile usare questi progetti, come vi dicevo, per riprodurre esattamente in modo fedele delle miniature per chi, ad esempio, facesse questo tipo di opere. Quindi, ragazzi, adesso cominciamo il nostro viaggio e cominciamo a sfogliare per bene questa monografia. Quindi apriamo e ecco qui all'interno le prime immagini. Qui abbiamo la sala grande con Fred e George che lanciano i loro petardi durante Harry Potter e l'Ordine della Fenice. I progetti, ed ecco qui che abbiamo il sommario. Abbiamo un'introduzione, il capitolo 1 dedicato al castello di Hogwarts, quindi sala grande, sala comune, dei Serpeverde, dei Grifondoro, le aule e gli uffici dei professori.
le torri, i sotterranei, la camera dei segreti, il bagno dei prefetti e l'infermeria. Poi, capitolo 2, invece dedicato ai dintorni di Hogwarts, quindi capanna di Hagrid, campo di Quidditch, platano picchiatore, foresta proibita, serre, bufferia, torneo tre maghi e rimessa per le barche. Capitolo 3, Hogsmeade, con l'espresso per Hogwarts, la stazione, i tre manici di scopa, la Stamberga strillante, la locanda testa di porco, Mielandia e poi ecco che passiamo qui all'introduzione e abbiamo il castello di Hogwarts. Bellissima questa scena, questa illustrazione digitale in due parti, davvero molto molto bella. Anche questa, davvero molto bella. E ecco che abbiamo i primi disegni, i primi progetti, in questo caso quello della sala grande, con tutte le misure, ad esempio 12 metri di larghezza e 37 metri di lunghezza. Io sono stato all'interno del set della Sala Grande a Londra ed è qualcosa davvero di sconvolgente. Solo chi c'è stato potrà capirmi. Quando il portone si apre, c'è davvero da rimanere a bocca aperta. È bellissimo. Ecco qui ancora abbiamo altri progetti e abbiamo tutti i dettagli, ad esempio, delle finestre, delle arcate del soffitto incantato. Abbiamo qui tutta la planimetria con i tavoli delle casate. Qui abbiamo le finestre sui muri, l'ingresso. È davvero, ragazzi, molto molto interessante. Guardate qui, abbiamo la porta con le proporzioni, con una figura umana vicino. Io questa porta l'ho toccata, l'ho vista da vicino. Ho delle foto davanti a questa porta ed è qualcosa davvero di indescrivibile. Sembra davvero una porta antichissima, quando invece è semplicemente stata realizzata per i film. Ma è davvero molto molto bella. E poi ancora, ad esempio, abbiamo il Leggio di Silente, che qui vediamo sia dal fronte, dal retro, abbiamo anche il fianco, e anche in questo caso utilissimo per chi volesse magari provare a realizzarlo in 3D e poi stamparlo con una stampante 3D o volesse realizzarlo a mano. Abbiamo davvero tutti i riferimenti necessari. Abbiamo i portacandele, abbiamo la torre dell'orologio. Io davvero lo trovo super super interessante. Questa è la planimetria della sala comune del Grifondoro, ad esempio. E poi abbiamo ancora qui le aule e gli uffici dei professori. Io naturalmente, ragazzi, questo è un volume che consiglio a chi ha già una buona collezione avviata, a chi possiede tutte le altre monografie di Panini Comics. Diciamo che non è un volume che consiglierei di acquistare a chi sta cominciando adesso a collezionare o a chi comunque ha una collezione più indirizzata all'oggettistica di Harry Potter, ai prop o comunque magari soltanto ai volumi dei romanzi. Ma semplicemente perché lo trovo un volume talmente specifico, talmente ricercato, che consiglio solamente a chi ha già tutto il resto e a chi vuole semplicemente continuare ad arricchire la propria collezione con delle chicche, delle novità che comunque hanno un certo costo. Detto questo, poi ognuno ovviamente è libero di acquistare ciò che vuole. E poi andiamo ancora avanti. Qui abbiamo ad esempio i banchi della classe del professor Piton. Poi ancora qui abbiamo la planimetria dell'aula con i banchi, quindi l'aula di pozioni. C'è davvero uno studio enorme. Questo ci dimostra come è stato complicato andare a realizzare tutti i vari set di Harry Potter. Qui abbiamo anche qualche bacchetta e poi ancora i tetti con le varie altezze. È davvero super super bello. Qui abbiamo l'aula di astronomia. E poi ancora l'aula di divinazione della professoressa Kuman. Ed ecco qui che abbiamo anche l'espositore con le tazzine. È stato davvero studiato tutto nei minimi dettagli. È davvero mega mega interessante, ragazzi. Guardate quanto sono belle. Queste pagine andrebbero, secondo me, anche esposte. Quindi io sceglierei alcuni di questi progetti, li farei incorniciare e li appenderei per casa perché sono davvero molto molto belli e interessanti. Qui abbiamo anche il progetto di Nina Lima della Clessidra di Lumacorno, quindi non solo aule, tetti e arredi, ma anche abbiamo oggetti. Qui abbiamo anche un divano che è stato realizzato
apposta per l'ufficio della professoressa Umbridge. Qui abbiamo l'ufficio dell'Umbridge, anzi no, questo è l'ufficio del preside, di Silente. E poi ancora abbiamo finestre, abbiamo, come vi dicevo, la sedia, il trono, tra virgolette, di Silente che troviamo nel suo ufficio, anche questo bellissimo. Il trespolo di Fanny, come vi dicevo, che era stampato anche sul retro del libro. E poi abbiamo anche questa che è la scrivania di Silente. Guardate quanto è bella, quanto è elaborata. E poi cosa c'è ancora? Davvero tanta, tantissima roba. L'aula di astronomia. Poi qui abbiamo bacchette, spade, asce, le armi che sono state realizzate per i pezzi degli scacchi magici. E poi, come poteva mancare, ad esempio, anche la Camera dei Segreti. Guardate qui, abbiamo una vista dall'alto con la testa dalla quale poi fuoriesce il basilisco con tutte le varie altre statue qui attorno. Guardate quanto è bello. Questo è ancora più dettagliato. Qui abbiamo una foto. Deve essere anche molto molto interessante leggere tutte le varie didascalie che ci vanno a spiegare tutto quello che ci stava dietro, tutto il pensiero dietro questi progetti. La finestra con la nostra sirena, anche questa ormai è diventata iconica. E poi cosa abbiamo? Il bagno dei prefetti, l'uovo della prova, guardate questi rubinetti. Anche questo è esposto al tour di Harry Potter di Londra ed è funzionante ed è davvero di un impatto stratosferico. Abbiamo un colore diverso per ogni rubinetto e vanno a formare una coreografia davvero bellissima. Fa davvero tanto tanto effetto vederlo dal vivo. E poi ancora l'infermeria e poi i dintorni di Hogwarts. Ed ecco qui che abbiamo la capanna di Hagrid, ovviamente. Poi abbiamo anche il campo da Quidditch con le torri, con gli spalti che vengono utilizzati per guardare le partite. Qui abbiamo l'intero campo, la sua planimetria. Qui ancora le torri per visionare le partite, con le misure delle persone che dovevano starci dentro, quindi tutto ovviamente proporzionato agli studenti. Questa è la parte interna con le scale, quindi hanno davvero dovuto progettare tutto come se fossero delle cose vere da realizzare nella vita vera, da poter essere utilizzate dalle persone, quindi davvero tanto di cappello, davvero bellissimo. Il segnapunti delle partite di Quidditch, poi abbiamo anche il platano picchiatore, che è davvero bello, mi piace sempre tantissimo, ed è stato studiato ovviamente ramo per ramo, radice per radice. E anche questo lascia a bocca aperta il passaggio al di sotto del platano picchiatore. Quindi, ragazzi, pensate quanto lavoro c'è dietro i film di Harry Potter, dietro le scenografie, e non ha mai vinto un Oscar. Questa è una cosa, secondo me, assurda, perché almeno un Oscar per le scenografie doveva vincerlo assolutamente, ma anche per i costumi, secondo me. E invece l'unico film a vincere un Oscar, paradossalmente, è stato Animali Fantastici, che forse neanche vedremo più continuare. Poi abbiamo anche le serre. Qui abbiamo ad esempio la mandragora all'interno del vaso, quindi è stato anche studiato quanto doveva essere grande la mandragora, quanto il vaso, le radici, la parte superiore, quante mandragore dovevano esserci all'interno della serra, all'interno di ogni sezione utilizzata dai ragazzi. Nulla, davvero nulla è stato lasciato al caso. Qui abbiamo anche la guferia e poi vediamo cosa c'è ancora da scoprire. Il torneo tre maghi, il contenitore che contiene il calice di fuoco, anche questo è esposto al Warner Bros. Tour ed è realizzato in legno ed è davvero bellissimo. Poi l'arena dei draghi dove i campioni attendono il loro turno. E poi ancora cosa abbiamo? Questo lo stadio dove si svolge la prova del drago. Guardate quanto è bello questa sorta di arena che hanno realizzato così a semicerchio per questa prova. E poi la prova del lago Nero, quindi anche in questo caso questi moli, chiamiamoli così, dove attendevano l'esito della prova gli studenti. E poi cosa abbiamo ancora da vedere? Qui abbiamo altre mappe, abbiamo altri progetti. Questo credo che sia il lago Nero, queste sono colonne e archi del lago Nero, quindi dovrebbe essere la parte sott'acqua, questa qui addirittura. E
con tutte le varie proporzioni, e poi il labirinto, quindi la prova del labirinto, e ancora abbiamo la rimessa delle barche, e poi passiamo al capitolo 3, Hogsmeade, e vediamo cosa c'è qui. Abbiamo l'espresso per Hogwarts, quindi i progetti dei vagoni, dell'interno di ogni vagone, e poi ancora anche i sedili, addirittura la stazione di Hogsmeade. Qui credo sia il percorso della stazione di Hogsmeade, quindi quello che c'era attorno. E poi ancora cosa abbiamo? Il pub Tre Manici di Scopa con la sua forma ormai iconica. E ecco che qui abbiamo anche l'interno, i piani, abbiamo tutto quello che c'è da sapere per poter ricostruire nel dettaglio il pub dei Manici di Scopa. Anche l'interno è davvero una cosa folle. Poi abbiamo ancora la Stamberga Strillante con i suoi tre piani, e anche in questo caso abbiamo tutti gli interni, abbiamo le scale, le stanze, possiamo andare a vedere dentro camera per camera come è realizzata questa casa. Abbiamo qui anche il camino, le finestre. Poi la locanda testa di porco che abbiamo imparato a conoscere soprattutto in Animali Fantastici nell'ultimo film. E poi ancora cos'è che abbiamo? Mielandia, ecco qui, dove abbiamo delle statue che io sinceramente non ricordo. Questa statua non la ricordo nel film, fatemi sapere se ve la ricordate. E poi l'interno del negozio, abbiamo anche questo scheletro che dà le caramelle, e poi ecco che abbiamo finito con questa monografia. Sono un po' stupito che non ci sia nulla riguardante Diagon Alley, quindi ho il sospetto che ci ritroveremo presto un altro volume dedicato invece a Diagon Alley, e devo dire che la cosa non mi dispiacerebbe. Ragazzi, eccomi di nuovo qui e che dirvi, io sono assolutamente entusiasta di questo volume e mi piacciono tantissimo questi libri che vanno a sviscerare un argomento in particolare della saga di Harry Potter, che si focalizzano su un determinato aspetto e lo approfondiscono in modo davvero completo. Io sono davvero impazzito per la copertina di questo volume, voglio farvela vedere ancora una volta da vicino, io la trovo bellissima. Questa illustrazione, diciamo, questo progetto di Hogwarts, della sala grande e della torre è davvero bellissimo. E ragazzi, non vedo l'ora di aggiungerlo alla mia libreria vicino dalla pagina allo schermo. Io ve lo stra consiglio. Devo ringraziare ancora una volta Panini Comics, che è sempre davvero gentile, che mi ha fornito questo volume, non vedevo l'ora di mostrarvelo, infatti ho fatto il video immediatamente, l'ho ricevuto ieri praticamente, 2 giorni fa forse, e infatti non vedevo l'ora e ho girato subito il video perché non vorrei rimaneste senza, perché sono sicuro che questo diventerà uno di quei volumi difficili da reperire, quindi aggiungetelo assolutamente alla vostra collezione. Vi ricordo ancora una volta il link sotto in info box. Per qualsiasi domanda, ragazzi, contattatemi su Instagram antonio.seria o naturalmente qui nei commenti vi risponderò senza problemi. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto nei commenti. E io spero di non avervi annoiato, di avervi tenuto 10 minuti di compagnia. E come al solito, lasciate un mi piace, commentate, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici. E io chiudo il becco, vi ringrazio e ci vediamo presto con tante altre novità. Ciao!